Dai tempi di Darwin, gli evoluzionisti cercano una prova fossile decisiva a conferma della teoria che le forme di vita si sono evolute. Persino Darwin ammise che, senza una prova fossile, l'evoluzionismo non era che una dissertazione priva di valore scientifico. Grazie alle compagnie petrolifere che hanno scavato pozzi profondi in tutto il mondo, gli evoluzionisti hanno potuto esaminare strati di terreno profondi anche 8 chilometri. Fra milioni di fossili non si è trovato un solo esemplare di transizione. Nel corso degli anni, dunque, le ricerche geologiche e archeologiche non hanno saputo fornire prove che avvalorino le loro affermazioni. L'Archaeopteryx, classificato oggi da molti paleontologi come un uccello e non una specie intermedia di uccello rettile, fu il primo dei numerosi trucchi per diffondere l'evoluzionismo. Presupponendo che fosse l'anello di congiunzione fra rettili e uccelli, gli evoluzionisti ne sbagliarono sia la data che l'identificazione. L'Archaeopteryx, presentato come collegamento fra rettili e uccelli, è il miglior esempio di forma di transizione per gli evoluzionisti. Recentemente però è stato ritrovato un altro uccello, secondo loro più vecchio di 75 milioni di anni. L'Archaeopteryx dunque non può essere stato l'antenato degli uccelli. I fautori dell'evoluzionismo non dispongono di alcuna forma di transizione. Questo tuttavia non li ferma. Prendete qualunque libro sull'argomento e l'Archaeopteryx è ancora presentato come la prova migliore.